sono Anastasia Pirrera di Galilei TV. Oggi siamo qui con la scrittrice Costanza Di Quattro che presenta il suo libro Giuditta e il Monsù agli alunni. L'ambientazione di Giuditta e il Monsù riprende quella del romanzo precedente Donna Fugata. Da cosa deriva la scelta, della Sicilia aristocratica di 800 e 900? Ma raccontare la Sicilia in quel periodo storico significa porre un faro, una luce, intanto su una parte della società che è stata sempre un po' dal Gattopardo in poi, diciamo, relegata a una parte della società presuntuosa, spocchiosa, anche un po', diciamo, tendente a soverchiare, ad abusare degli altri. Io invece volevo raccontare una storia diversa, che poi fra l'altro è anche una storia vera, ovvero quella di un'aristocrazia illuminata. Non dico che tutta l'aristocrazia di quel periodo storico in generale, tutta l'aristocrazia lo sia stata, però sicuramente c'è una buona fetta che non è mai stata raccontata. E poi quel periodo storico mi è servito perché è un periodo molto complicato. La Sicilia viene fuori dall'unità, quindi dopo il 1861 non è tutto rose e fiori per la Sicilia. E la Sicilia, il regno comunque delle due Sicilie, il regno di Napoli, si sente beffato da quel momento storico e alla fine dell'Ottocento, quindi in particolare quando ambiento Giuditta e il Monsù, è veramente un periodo di declino. Di grande decadenza, decadenza non solo delle famiglie aristocratiche, ma in decadenza in generale dell'economia siciliana, che invece nella prima metà dell'Ottocento godeva di una discreta e florida condizione. Per cui ecco, racconto un periodo travagliato, difficile, ma anche un periodo che può diventare monito, perché poi alla fine raccontare il passato significa soprattutto questo, guardare al futuro. Grazie. Invece lei ha intrapreso diverse collaborazioni artistiche con varie compagnie teatrali. Come riesce a conciliare due mondi apparentemente così diversi, la scrittura e il teatro? Perché sono solo apparentemente diversi, in verità sono un po' due facce della stessa medaglia. E si sfiorano, si toccano, laddove si ruota intorno all'arte, poi sostanzialmente è facile girarci intorno. Quindi scrivere romanzi e scrivere di teatro per me è molto simile e poi tutto ciò che si fa con amore non pesa mai, quindi si possono fare più e più cose, ma se c'è la passione che guida questi momenti, poi sostanzialmente diciamo che nulla è ostativo. Bene, insieme al professore Guastella, io sono Elisa La Scala, ci occupiamo della redazione Galilei TV e vorremmo appunto ringraziare anche il nostro gancio di questo evento che vede coinvolti il Liceo Galilei con la scrittura e che scrittura. Il dottore Azzolini è stato per noi un portavoce di un incontro con gli scrittori, naturalmente il primo di una lunga serie, quindi chiederemmo a lui anche un eventuale contributo per la collaborazione con il nostro liceo, collaborazione che la nostra dirigente Chiara Di Prima desidera fortemente. Dottore Azzolini. Mi sento molto Capitanuncino, visto che faccio il gancio. Io vivo in mezzo ai libri, vivo di libri, lavorando alla RAI prevalentemente sul fronte dei giornali radio e poi delle recensioni dei libri. Si scrive tanto, si legge poco. La mia missione è quella di promuovere la lettura, perché siamo pieni di tanta tecnologia, ma non dobbiamo perdere i punti di riferimento su cui si sono formate i nostri insegnanti, i nostri genitori, i nostri antenati, quando non c'era nemmeno la televisione e la radio, per carità, lunga vita, io ci lavoro. Però non dobbiamo perdere i punti di riferimento, i libri di carta soprattutto. Volevo chiederle se nella descrizione delle sorelle di Giuditta, le quali vengono sempre influenzate dalle scelte paterne, si sia ispirata alla monaca di Monza, personaggio dei Promessi Sposi che viene appunto costretta dal padre ad una vita di clausura che a malincuore accetta.
Intanto buongiorno ragazzi e grazie, non mi era mai capitata una presentazione del genere, sono veramente onorata, è bellissimo, cioè è bellissimo sapere che voi abbiate lavorato su un mio testo in maniera così attenta, che siate così preparati. Io dal mio lato vi garantisco che è un evento commovente. Rispondo immediatamente alla domanda che mi hai posto. Io credo, e voi fate un bellissimo liceo, un bellissimo percorso di studi, io ho fatto il liceo classico, ma voglio dire, dal punto di vista del percorso delle materie umanistiche andiamo di pari passo tra liceo classico e liceo scientifico. Tutto quello che voi leggerete dal punto di vista della letteratura, quindi tutto quello che diventerà parte di voi, sarà qualcosa che vi porterete sempre nel vostro percorso, indipendentemente da quello che poi farete. Non lo so se qualcuno ha ambizioni di fare lo scrittore, ma voglio dire, qualsiasi tipo di scelta prenderete nella vostra vita sarà sicuramente imbibita di quello che è il vostro percorso di studi. Naturalmente più in maniera seria si fa, più lo si fa con passione, più certe nozioni entrano a far parte di quella che è poi la cultura generale di ognuno di noi. Quindi credo che alla tua domanda potrei rispondere sì, nel senso che è probabile che nel racconto di Ada, che sceglie la strada della monacazione, c'è proprio, diciamo, tutto il filone, non soltanto legato ad Alessandro Manzoni, che alla fine, diciamo, fa un piccolo accenno. Allora ti direi forse di più a Verga, con Storia di una capinera, che invece dedica un vero e proprio romanzo interamente, diciamo, a questo discorso. Nella fattispecie, io, questa è una cosa che sottolineo sempre, io cerco un po' di scardinare in tutti i miei romanzi i luoghi comuni, per cui anche il problema della monacazione forzata, che è stato un perno della letteratura dell'Ottocento, se ne è parlato molto, il fatto che c'è stato purtroppo un lungo periodo in cui proprio per, diciamo, mantenere saldo il patrimonio di una famiglia e soprattutto anche il potere legato, diciamo, alla vicinanza con la Chiesa, si costringessero le secondogenite, le terzogenite, purtroppo, alla monacazione forzata. È stata una piaga che anche la Chiesa stessa ha cercato in qualche modo poi in un certo periodo di frenare. E io invece racconto una versione diversa, ovvero di un padre che non accetta la monacazione della figlia perché la vede come una reclusione, come una privazione della vita, e invece di questa figlia che sente la vocazione, perché poi alla fine, insomma, potrebbe essere ristretta solo all'ambito della vera vocazione. In questo caso Ada sente questa vocazione, si scaglia contro tutti e contro tutti, e quindi c'è un ribaltamento più che dello stereotipo di quello che è stato più raccontato, ovvero della monacazione forzata. Naturalmente voi avete posto quella che è, diciamo, la monacazione forzata per eccellenza, che è quella della monaca di Monza. Però io poi do sempre dei consigli di lettura. Se vi capita, leggete il libro di Roberto Gervaso sulla monaca di Monza. Poggio Grosso, 13 agosto 1902. Ci sono giornate che preludono infausti eventi. E non è questione di tempo e neanche di inutili superstizioni. Non c'entra nulla un cielo grigio, né tantomeno un gatto nero che attraversa la strada, o una damigiana d'olio rovesciata per terra. Certe giornate sono funeste nell'aria, e persino un'iridescente giornata di sole non ha alcun potere su di esse. Vi è qualcosa di evanescente a tratti quasi tangibile, qualcosa che soffia dentro il cuore come una premonizione, che vorrebbe strapparti al destino per poi consegnarti, crudele, alla sua ineluttabilità, che sovente gioca d'azzardo con la vita degli innocenti. Giuditta si svegliò all'alba del 13 agosto, con un nodo alla gola. Si alzò, bevve un sorso d'acqua e guardò oltre le persiane socchiuse. L'alba, come un lenzuolo di lino, si era posata su ogni cosa, esaltandone forme e contorni. Vi era, tutto intorno, una luce inebriante che annunciava il sole. Nessuna nuvola, nessuna scia oscurava quel cielo azzurrato. Si appoggiò alla finestra aperta e pensò a Fortunato. E più lo pensava, più sentì una stretta al cuore, una paura irrazionale a vinghirle i polsi e le caviglie e trascinarla giù.
un'attenta analisi del libro. Il mio gruppo si è voluto focalizzare su quelle che sono le figure femminili presenti all'interno del libro. Abbiamo voluto mettere in risalto una frase pronunciata da Marchese Romualdo, ossia tutte femmine, infinitamente femmine, tragicamente femmine, che mette in risalto quella che è la misoginia presente all'interno del libro da Marchese Romualdo, che voleva un figlio maschio, ma gli arrivano 4 figlie femmine, sfortunatamente per lui. Ed evidenzia appunto la misoginia del Marchese Romualdo e del tempo stesso e il radicamento forte a quelle che sono le tradizioni del tempo. Successivamente abbiamo suddiviso e distribuito le figure femminili all'interno della slide, descrivendole per quelli che sono i loro caratteri, diciamo le loro caratteristiche e i loro aspetti caratteriali. Adesso un mio compagno leggerà un passo del libro inerente appunto alla slide. Figlia inquieta del Marchese. In 7 anni di matrimonio aveva avuto 3 figlie, Amalia, Ale e Rosalia. Tutte femmine, infinitamente femmine, tragicamente femmine. E per ogni parto, Romualdo sperava e continuava a sperare di sentire un trambusto concitato di voci e di vedere spuntare il dottore Gaffo in Maruzza, con in braccio un bambino. Sì, buongiorno a tutti, sono il professore Pagotto del Liceo Galilei. Ho il piacere di presentare un progetto che stiamo lanciando oggi, un progetto che si chiama Erasmus. Abbiamo chiamato questo progetto Erasmus proprio perché, come si può vedere dal nostro logo, è un progetto che unisce tante realtà diverse, quindi più paesi dello stesso territorio, Sassari, Arezzo, Biella e Atri, quindi realtà molto diverse ma che comunque hanno una mission comune, quella di creare buone prassi e l'internalizzazione della nostra scuola. Questo naturalmente, questo progetto avrà successo grazie non solo alla collaborazione degli altri istituti, ma grazie alla collaborazione della nostra dirigente, che era di prima, che ha creduto vivamente alla possibilità di realizzare questo progetto all'interno del nostro istituto. Naturalmente è un progetto che presenta novità molto grandi. Una di queste novità è chiaramente il fatto che gli alunni possono fare mobilità di lungo termine per la prima volta grazie ai fondi dell'Agenzia Nazionale Indire, che permetteranno di fare mobilità addirittura fino a 6 mesi. Quindi questo permetterà di conoscere altre realtà, di vivere culture diverse e soprattutto di imparare anche altre lingue. La cosa ancora più importante è che anche i docenti e il personale ATA sarà coinvolto nelle mobilità internazionali, facendo dei corsi di formazione che sicuramente arricchiranno il loro bagaglio culturale e anche la possibilità di intraprendere nuove strategie didattiche e di creare una scuola non più secondo un modello di lezioni frontali, ma una scuola aperta a tutti. Quindi una scuola che tiene conto dei bisogni educativi dei ragazzi e di esigenze quali appunto aprire una mentalità che possa sconfiggere fenomeni quali quello che stiamo vivendo in questo momento, quello della guerra. Sicuramente il lavoro che sta alla base di questo progetto è stato quello di prendere contatti con realtà europee diverse, con scuole dislocate in diversi paesi dell'Europa. Sono già partite le prime mobilità, abbiamo dei ragazzi che sono in Spagna e altri che sono in Germania. E parlando della situazione particolare che stiamo vivendo in questo momento, devo anche dire che i ragazzi, oltre a poter avere la possibilità di imparare a studiare una lingua diversa dall'italiano, avranno anche la possibilità, in certi casi, mi sto riferendo in particolar modo alla Germania, di avere contatti con ragazzi ucraini che sono scappati dal loro paese e sono stati accolti nella scuola tedesca presso la quale alcuni studenti stanno proprio svolgendo la loro attività di mobilità. Questo darà loro la possibilità di un confronto attivo con questi ragazzi e quindi anche l'avere la percezione di quello che sta succedendo al di là della nostra realtà italiana. Quindi questa è una formazione veramente a 360 gradi e quindi loro, una volta tornati nelle proprie scuole d'origine, potranno fare questo lavoro molto importante di disseminazione presso non solo nella loro classe ma all'interno del proprio istituto di appartenenza.
Gli insegnanti coinvolti nel progetto sono tutte persone che hanno l'abitudine a viaggiare, ma in questo caso lo fanno in un modo diverso, essendo assolutamente coinvolti e partecipi delle realtà che visitano. Questi corsi che noi organizziamo insieme a tutte le 5 scuole, anche le scuole e gli enti formatori europei, sono corsi che riguardano l'internazionalizzazione. Diciamo che il fine ultimo è quello di coinvolgere più colleghi per poter rendere le scuole europee ed internazionali, perché la parola chiave è far parte tutti in modo attivo di una comunità europea. Tenuti del progetto sono innanzitutto di aprire i nostri istituti all'internazionalizzazione, quindi questo vuol dire lavorare sui docenti, in primis, perché possono poi trasferire questo approccio, che è un approccio alla vita, e agli studenti, quindi i docenti faranno della formazione, mentre gli studenti avranno l'opportunità di avere dei periodi di studio all'estero che vanno da un minimo di 6 settimane a un massimo di 6 mesi, e in cui loro potranno confrontarsi con altre realtà scolastiche. Vivere la scienza in modo sperimentale, come avviene in questa scuola, ti fa sentire un'alunna privilegiata? Diciamo che è di norma in questa scuola svolgere attività di laboratorio, infatti si presta molta attenzione alla preparazione degli alunni in questo ambito, ci esercitiamo a relazionare le attività laboratoriali, facciamo pratica sul campo, cosa che sicuramente si rivela utile per chi decide di intraprendere un percorso universitario in campo scientifico. Siamo qui con la professoressa Paola Colonna. Puoi illustrarci le attività che i ragazzi stanno svolgendo? I ragazzi in questo momento stanno preparando un'attività che normalmente fanno durante le ore di lezione, quindi nel curriculare, per la presentazione al preside che verrà a visitare è venuto a visitare il nostro istituto, ed è esattamente la preparazione di vetrini istologici di cellule eucariote animali e vegetali. So, how the students experience the science and the experimentation in Finland? I would say they can be active in class and observe for themselves and make some conclusions. Yeah. And what can you tell me about how the students experience the science and experimentation in Finland? I think they like it, but and unfortunately we have seen a little bit of lack of interest in these subjects, and that's something that we worry us very much. Is this the first time you visit an Italian school, and what are your impressions? This is the first time I visit an Italian-speaking school, but I know an international school in Italy which I've been to. And my children attended, actually, in Trieste. And my impressions here are that you have really professional laboratories, very interesting science classes. Okay, and you? Yeah, it's my first time in an Italian school, and I agree with my colleague that it's really impressive what we see, but we have just started our visit, so we expect to see a lot more later. Thank you. In qualità di rappresentante dell'istituto, sei stato protagonista dell'organizzazione di questa settimana dello studente. Puoi presentarci questo programma della settimana? Sì, allora, la settimana della comunità studentesca nasce proprio per cambiare il concetto di didattica. Noi crediamo molto nell'evoluzione di questo concetto perché il mondo si è evoluto e noi, per stare al passo con i tempi, abbiamo deciso di proporre al Collegio dei Docenti questa nuova questa settimana dello studente. All'interno di questa settimana abbiamo tantissime attività, tra cui conferenze con tantissimi relatori come professori universitari, o abbiamo una masterclass di pianoforte con una docente di conservatorio, o ancora tantissimi tornei sportivi. Tutte le attività sono pensate in modo tale da
da far sviluppare ai singoli studenti, ai singoli ragazzi, le proprie attitudini. Quindi per questo noi crediamo vivamente nella settimana della comunità studentesca. Grazie. Essere a scuola in presenza è affrontare argomenti che non sempre durante le attività didattiche vengono proposti. Come vi sentite? La settimana dello studente diciamo che è un momento di alta didattica, non frontale. Si vuole praticamente far capire agli studenti che è molto di più la scuola dei banchi e una cattedra, ma è un momento di confronto e di scambio. Finalmente anche fare attività che vadano a differenziarsi dalla solita routine è migliore, anche perché così possiamo capire meglio, confrontarci, relazionarci. Questa è scuola, su argomenti e tematiche che spesso non vengono affrontate. E questo è forse quello che più di tutti rivaluta il nome scuola e la didattica in questo momento. Grazie. Io credo che ormai per essere cittadini non bastano più tutte quelle conoscenze che ci fornisce appunto la scuola normalmente. Per essere cittadini servono conoscenze anche di base in un sacco di campi diversi, e quindi ecco che avere questo periodo di sospensione di appunto della didattica ordinaria per poter espandere i nostri orizzonti e poter guardare più lontano ci permetta poi di essere cittadini migliori, di poter anche votare delle politiche migliori e di poter migliorare anche l'Italia, speriamo. Siamo qui col dottore Adolfo Allegra, importantissimo dottore per quanto riguarda le ginecologo e malattie sessualmente trasmissibili. Dottore, ci può fornire una sua breve riflessione su questo tema? Le malattie sessualmente trasmissibili hanno una caratteristica, colpiscono principalmente le adolescenti, e quindi venire nelle scuole e insegnare la prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse credo che sia importantissimo, perché i giovani purtroppo sanno poco e invece tanto, tanto dovrebbero sapere, e quindi questa credo che sia l'occasione giusta. Un'altra domanda invece. Una platea attenta e interessata abbiamo avuto oggi, ma probabilmente poco preparata su questi temi di così vitale importanza. Anche nelle discipline scolastiche e scientifiche, dove forse i programmi andrebbero revisionati, ne conviene? Certamente, l'educazione sessuale e principalmente l'educazione sanitaria a 360 gradi dovrebbe far parte dell'insegnamento scolastico, non dedicandogli soltanto delle micro frazioni di tempo, bensì dovrebbe essere un insegnamento strutturato che riguarda tutti i 5 anni delle scuole superiori. Io lo ritengo indispensabile, tant'è vero che poi i risultati sono che i ragazzi sono affamati di sapere perché sanno pochissimo. Grazie mille, buona giornata.